Queste sono le nuove Elysian 4, top di gamma della serie Worfedel, dal costo di listino di 8.990 euro. In molti ne hanno parlate, ma in pochi hanno avuto la possibilità di provarle e ascoltarle. Io spero che voi siate curiosi tanto quanto lo siamo noi e quindi andiamo a scoprire insieme queste nuovissime Worfedel Elysian 4. Worfedel Elysian è il concentrato di tutto il sapere di Worfedel e andiamo a vedere cosa è incluso in dotazione. Abbiamo subito una scatola che non si capisce come si apra, ecco, molto semplice. Ragazzi, fanno paura, ma guardate che punte che mettono con il suo controdado. Andiamo all'apertura, come potete vedere la finitura è walnut e qui abbiamo una bellissima laccatura. E partiamo dal sotto dei nostri diffusori. Andiamo a montare i piedini, che è sempre comodo farlo qui. Pian pianino ci avviciniamo. Ragazzi, siete curiosi tanto quanto me di vederle? È la primissima volta che le andiamo a vedere. Abbiamo le copertine magnetiche che andiamo a rimuovere ed eccoci. Momento della verità, vediamo se... Oh però, E che diffusore, me lo aspettavo gigantesco, sono davvero mastodontici. Ora andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio. Intanto, aspetta, mi fermo un attimo, la finitura è davvero molto molto bella, questo walnut laccato. Andiamo a vedere più nel dettaglio queste Worfedel Elysian 4. Ovviamente la dotazione si completa con i suoi ponticelli, tra l'altro molto belli, e ovviamente abbiamo anche le sottopunte per proteggere i pavimenti più delicati. Ragazzi, partiamo dall'aspetto estetico di queste Worfedel Elysian. Ve le faccio vedere con la copertina, che so che è una cosa che interessa molti. Ovviamente la copertina è magnetica e può essere rimossa. Devo dire che con dei woofer del genere è quasi un delitto coprirli. È un diffusore che, come abbiamo detto, se ne è parlato tanto, in tanti mi hanno chiesto informazioni, ma nessuno le ha mai viste, perché inizialmente la distribuzione insieme a Worfedel aveva deciso di darle a solamente un negozio. Ora hanno cambiato idea e per fortuna sono arrivate anche qui da noi. Tra le finiture disponibili, questa è la finitura walnut, quella un pochino più particolare, forse anche a mio avviso più bella, ovviamente tutta laccata, e voi direte per 8.299 euro ci mancherebbe altro. La scontistica tra l'altro è molto buona, ma questo ne parliamo dopo. Andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio il diffusore. Diffusore con un tweeter da 90 mm, è una MT, sono molto molto curioso di andarlo a sentire, medio da 15 cm e due woofer con il cono in fibra di vetro da 22 cm. Una dimensione piuttosto importante, staremo a vedere. Nella parte inferiore qui troviamo lo sfogo reflex, esattamente come nelle sorelle piccoline Worfedel Evo 4.4. Abbiamo già visto molto belli anche i piedoni. Guardate la dimensione di questi diffusori, che sono davvero mastodontici. Staremo a vedere, dopo ve lo dico, se... com'è la risposta in ambiente, se possono essere messi anche in ambienti non troppo grandi. E dietro troviamo, che l'abbiamo visto prima, dei connettori sicuramente di dimensioni molto importanti. Questi fanno piacere agli audiofili più incalliti, con dei bei ponticelli. Ragazzi, spesso ci domandate ma come fanno i nostri clienti ad acquistare dei prodotti così costosi quando presentiamo diffusori da 7, 8, 10, talvolta 20.000 euro, e lo stesso ovviamente anche per le sorgenti e gli amplificatori. Beh ragazzi, dovete considerare che l'hi-fi è una nicchia dove ci sono tanti appassionati a cui piace cambiare, e i modi per accaparrarsi dei prodotti così costosi sono generalmente tre. Il primo è ovviamente l'acquisto diretto, quindi online o qui in negozio si paga e il prodotto viene o consegnato o spedito. Accade, ma quando si parla di prodotti così costosi di solito ci sono anche altri modi che forse sono più usuali. Un altro modo è utilizzare il finanziamento. Noi siamo partner di una finanziaria molto importante con cui possiamo offrire e garantire un servizio di dilatazione del pagamento. Quindi si viene qui con la busta paga, uno dà la busta paga, si mette tutto online, lo fa Matteo, che tra l'altro è bravissimo, e si accede ad un finanziamento con una rateizzazione che può arrivare addirittura, penso, fino a 5 anni. Tutto questo ovviamente da verificare sul posto. L'altro modo è la permuta. Tante volte, ragazzi, i clienti sono spesso gli stessi a cui piace fare upgrade, cambiare, aumentare, e quindi cosa succede? Noi facciamo ovviamente anche il ritiro dell'usato. Chi magari ha una Worfedel Evo 4.4, per fare un esempio, la dà dentro, noi
prendiamo la permuta e scontiamo direttamente sull'acquisto di diffusori, anche così importanti. Da quando questo marchio è stato assorbito e entrato a far parte della galassia Quad, Leak, Audiolab, i miglioramenti si sono visti, lo diciamo tutte le volte, però con l'uscita delle Linton, delle Evo, le 4.2 e 4.4, che ne vendiamo veramente tantissime, si è visto un cambio di passo. Queste sono naturalmente il top di gamma, a me esteticamente sono piaciute veramente tanto, hanno una finitura di altissimo livello. Andiamo a parlare un po' del suono. Sono sicuramente diffusori onnivori, cioè, mi spiego meglio, fanno parte di quella fascia dei diffusori che suonano bene un po' tutti i tipi di musica. Prima abbiamo provato gli AC/DC e hanno dato un ottimo risultato. Poi abbiamo provato qualcosa di tipo Dire Straits e via discorrendo, e anche lì il risultato è ottimo. Come suonano, perché è sempre difficile spiegare come suonano questi diffusori, non aspettatevi dei diffusori con dei bassi lasciati andare, perché la tendenza di questa casa qua è quella di avere il basso piuttosto controllato. Ma il basso c'è, capite? Due woofer di queste dimensioni, un cabinet di queste dimensioni, sicuramente fa uscire tutto. Il medio alto mi è piaciuto molto, è classico medio alto con diciamo a nastro. Che cosa ha di bello? Riesce a farti arrivare il suono del medio alto, viene percepito piuttosto bene, anche le sfumature sono percepite piuttosto bene, ma non è affaticante, e questo è il bello di questi diffusori. Beh Davide, allora cosa ne pensi di questi diffusori rapportati anche a quello che c'è sul mercato sulla stessa fascia di prezzo? Esatto, allora finitura per me incredibile, a voi forse piace un pochino meno, però a me ha colpito molto, secondo me è di altissimo livello, ok? E soprattutto mi è piaciuto questa caratteristica di riuscire a suonare un po' tutti i tipi di musica senza mai uscire da questo timbro piuttosto corretto che agli audiofili raffinati piace molto. Chissà Ruffoni anche cosa ne penserà di questi diffusori. Guarda, glielo chiederemo, domani dovrebbe venire. Vediamo. No? Vedremo cosa dice il super esperto Ruffoni. Diciamo che come competitor di questi diffusori, considerato che il prezzo di listino è più o meno 8.299, dopo possiamo sicuramente farvi una bella scontistica. Si parla di scontistica sempre buona. La serie olimpica di Sonus Faber, altro sì, campione nella sua categoria, che secondo me sono molto valide altrettanto, e possiamo paragonarle anche forse alle Tannoy. Si arriva fino alla Thornberry o sì, siamo lì, esatto, siamo lì. Cosa c'è di differente che ho notato di questo diffusore rispetto per esempio alle Nova? No, sicuramente il basso qua è un pochino più trattenuto, mentre le Nova sono un pochino più, più esatto, più rotondone, ecco, diciamo. Però è una bella cosa per voi che noi li abbiamo, al momento li abbiamo tutte, sia le Nova che queste qua, che anche le Sonetto 5 sono diffusori. Che le Tannoy, che le Tannoy, le Klipsch Forte, le Klipsch esatto, Forte. Esatto, quindi abbiamo veramente tutto. Se uno ha voglia di venire qua a portare i suoi CD e prendere appuntamento, noi due o tre diffusori glieli facciamo ascoltare volentieri, e penso che non sia una cosa da tutti. Ecco. Ragazzi, grazie per averci seguito. Se volete supportarci, visto che abbiamo tantissimi visualizzazioni, ma in pochi si ricordano di iscriversi, iscrivetevi al nostro canale che ci fate contenti e mettete un bel mi piace a questo video. Noi ragazzi vi ringraziamo, vi ricordo, come ho già detto inizio video, che per acquistare questi diffusori si può sia acquistare direttamente, sia fare il finanziamento qui da noi in negozio, ma anche ritiro dell'usato, così da abbattere un po' il costo dell'acquisto. Esatto. Noi vi ringraziamo e vi aspettiamo al prossimo video. Ciao a tutti.